Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare una pallina di Natale. Dunque, ho scelto di fare questo tipo di palla di Natale che è formata è in plastica trasparente e all'interno ha un disco che poi viene inserito in questo modo. Si chiude dall'altro lato la pallina e rimane questo disco perfettamente al centro. Disco che io andrò a decorare da ambo le parti in modo che se poi giriamo la pallina, è bella da tutte e due le parti. Allora, dopo faremo anche una piccola decorazione all'interno delle due sfere, però per adesso cominciamo con decorare il nostro disco. Allora, il disco è, qui vedo che c'è una piccola imperfezione che è meglio tirar via, se no rischiamo che poi non si chiuda all'interno della pallina, così. Allora, il disco non è uguale da tutte e due le parti perché c'è il dentino che mi permette di incastrarlo all'interno della pallina. Quindi è importante che mentre decoriamo questo disco da ambo le parti, nella parte interna, quindi dove c'è il dentino e quindi il disco è più piccolo, continuiamo a mantenere questa dimensione, perché se noi oltrepassiamo questo punto e quindi andiamo a sporcare questo dente e non riusciamo più ad incastrarla nella nostra palla. Questo è fondamentale. Allora, per decorare il disco voglio utilizzare questo album, mini album di stamperia, che vedete ha tante pagine, una più bella dell'altra, con tantissime decorazioni. Allora, io per evitare di farvi vedere tutte le parti noiose, appunto di tagli, vari ritagli della carta di particolari, ho già dall'interno di questo album ritagliato le parti che mi serviranno per decorare la mia palla. E quindi ho ritagliato i due dischi, che sono uno e due. Che sono questi. Allora, praticamente questo disco è il disco che andrò ad incollare nella parte più larga del mio cerchio, disco che ho già praticamente contornato con sempre il mio famoso distress vintage foto, quello che utilizzo per tutti i miei lavori. Questo nello specifico, il Distress Ink Vintage Photo che io uso praticamente se sempre per colorare i miei bordi, perché se noi coloriamo i bordi, quando poi andiamo ad incollarli sulle varie parti, gli dà proprio un effetto molto più bello, un effetto tridimensionale se sovrapponiamo le carte e così via. Quindi ho ritagliato il cerchio più grande, così in tinta unita rosso, e invece il cerchio più piccolo ho praticamente ritagliato, ve lo faccio vedere, ho ritagliato un particolare di un foglio che era dell'album Christmas Time di stamperia, che era questo. Praticamente ho ritagliato il cerchio più piccolo, ma poi cosa ho fatto? Sono andata all'interno dello stesso disegno a ritagliare ancora questo particolare, che sono praticamente i due uccellini con l'ombrello, perché li voglio andare poi ad incollare con del cartoncino in modo che me li tenga un po' rialzati, in modo da dare una forma un po' tridimensionale, ma vediamo poi quando li vado ad incollare. Allora, partiamo con il lato del cerchio più grande. Ho già munito di biadesivo il mio cartoncino per incollarlo. Potete anche utilizzare della colla per incollare la carta sulla plastica. L'unica cosa, dovete utilizzare una colla, diciamo, un po' più tenace della classica colla che utilizziamo per fare il decoupage o per incollare semplicemente della carta, perché altrimenti rischiate che poi la carta vi si scolli. A questo punto vado ad attaccare il mio cerchio, cercando di attaccarlo in maniera che
più precisa possibile, così. Ok, poi ho ritagliato sempre dal mio album, vedete questa finestra con il particolare degli uccellini e del vaso. Ho tagliato ancora due pezzettini che mi avanzavano così per attaccarli qui di lato per finire i miei rametti, e poi ho ritagliato anche questi uccellini sul ramo che andrò ad attaccare adesso, vediamo dove, non ho ancora deciso. Allora, intanto vado ad attaccare al centro la mia finestra con i miei due pezzettini di legno. Anche questo è già stato munito di biadesivo, così faccio più in fretta, e proprio per evitare appunto di fare tutte queste parti che poi alla fine rimangono un po' noiose. Idem i miei due pezzettini. Allora, adesso vado a cercare la continuità del mio albero, quindi questo va qui così, e questo dall'altra parte in questo modo. Allora, per decorare questa parte della mia pallina di Natale, ho deciso di utilizzare, allora, questa fustella. Quindi ho ritagliato questi rami, vedete, io li ho già ritagliati e li ho colorati con il timbro verde della Distress, esattamente questo qui. Ve lo voglio far vedere così. Ecco, ho utilizzato il verde Forest Moss della Distress per colorare le mie foglie, e l'idea è quella di andare ad attaccare le foglie qui intorno alla mia finestra. Quindi adesso le taglio e cerco di creare una decorazione tutta intorno. Adesso taglio i rami, diciamo giusto così, taglio dei pezzettini e poi vediamo come andarli ad incollare. Facciamo così, al limite dividerò ulteriormente. Adesso vediamo un attimino cosa può venire fuori, perché come vi dico sempre, praticamente quando comincio un lavoro, più o meno chiaramente ho deciso cosa fare prima, però in realtà è poi mentre lo faccio che aggiusto un po' i particolari, decido di cambiare qualcosa perché magari mentre lo realizzo non mi piace, ma è quello che penso facciate anche voi quando create qualcosa, perché poi alla fine è così, uno non può decidere perfettamente prima tutto quello che fa, perché magari man mano che uno procede con il lavoro c'è qualcosa che non piace e che quindi va sostituito. Allora, vediamo un po' come mettere queste decorazioni. Comincio a mettere intanto un po' di colla così. Sì, più o meno li metterò in questo modo. Allora, cominciamo a distribuirne un po' e poi vediamo se l'effetto ci piace, in modo così un po' casuale, diciamo. Poi taglierò le parti che rimangono fuori dal mio disco.
Se ci sono delle parti che rimangono un po' sollevate, va benissimo, perché questo mi dà proprio l'effetto un po' così tridimensionale delle mie foglie. Non è che devono per forza essere perfettamente tutte attaccate, assolutamente. Anzi, se rimane qualcosa che svolazza, ancora meglio. Quindi mettiamo la nostra colla e iniziamo ad attaccare così le nostre foglie. Dopodiché possiamo decidere dove attaccare le nostre. Metterei ancora. Allora, quasi quasi faccio una cosa. Ecco, questa per esempio è una cosa che vedo adesso e che posso benissimo fare. Potrei mettere questi uccellini che non starebbero male qui, quindi vado a coprire questo, che a questo punto, se posso, io lo ritaglio così, dopo lo ritaglierò bene, in questo modo, potevo farlo subito, ma non ci avevo pensato in realtà. E quindi lo facciamo adesso perché è ancora fattibile, vedo. Ecco, così io vado a mettere questi in questa posizione. Tanto vedete, così vado a coprire perfettamente il mio buco. Questo qui gli ho incollato dietro un pezzettino di cartoncino un po' più spesso, in modo da farli rimanere un pochino sollevati eccoci qua. Allora, facciamo attenzione. Ok, va bene così. Bisogna fare molta attenzione a fare in modo che tutto quello che facciamo rimanga perfettamente all'interno del nostro cerchio, altrimenti poi ci sono dei problemi a chiudere. Vado a mettere ancora un po' di fogliettine qui, visto che c'è, posso metterle qui tipo così, una, visto che ci sono, metto ancora un'altra, mettiamo qui, in questo modo qui così. Ok, fatto ciò vado a ritagliare perfettamente il mio uccellino, questo. Così lo passo sempre col mio vintage photo, magari gli mettiamo un pezzettino di biadesivo per rendere anche questo un pochino più tridimensionale. Facciamo così, tagliamo proprio un pezzettino piccolissimo. Questo è fin troppo grosso, devo tagliare ancora un pezzo così. Ecco, quindi attacchiamo il nostro pezzettino di biadesivo più spesso e andiamo ad incollare il nostro uccellino tipo. Questo qui avrà il suo effetto tridimensionale, così. Mentre aspettiamo che si asciughi la colla, diciamo che si può andare a decorare un pochino l'interno del nostro lavoro. Allora, per fare ciò voglio creare l'effetto neve. Allora, per decorare l'interno io utilizzo questo tubetto che mi permette di fare l'effetto neve. Utilizzo questo perché avendo il beccuccio è anche più facile da gestire volendo creare la neve, che ne so, qui sulla finestra piuttosto che sui rami. Però magari ve lo faccio vedere poi dall'altro lato,
Ma anche qui nella parte posteriore, per creare la neve si può benissimo utilizzare quello che avete, se avete della modeling past bianca o piuttosto che qualche pasta bianca di qualsiasi tipo, con una spatola o con un pennello potete comunque distribuirla e fare lo stesso effetto di quello che sto facendo io adesso, che è un effetto un po' più specifico, perché è proprio un effetto, diciamo, neve, no? Adesso magari devo un attimo che è così. Vedete che in questo modo, avendo questo beccuccio molto sottile, mi permette proprio di ricreare le parti che ci sono qui sulla mia carta, oppure che ne so, di poter mettere la neve qui sui miei rami. Quindi in questo modo io sono molto più facilitata con questo tipo di prodotto. Però, ripeto, non è detto che voi non possiate tranquillamente usare un altro tipo di pasta per ricreare lo stesso effetto. Io adesso utilizzo questa, metto anche un po' qui sul bordo proprio per fare un po', per dare proprio l'effetto neve, così. E poi invece con questo glitter di stamperia rosso, vado, se riesco ad aprirlo, a decorare un pochino, per esempio, i miei disegnini qui. Adesso faccio uscire anche qui un po' di materiale, così, giusto perché comunque danno un effetto luminoso che fa subito più Natale, appena c'è un po' di luccichio, che vado un po' a riprendere il mio disegno sempre. Qui c'è un po' tipo del vischio che vado a riprendere con il rosso, in questo modo. Ok? Mentre all'interno delle mie stelle di Natale posso utilizzare invece il dorato per dare un po' di luce, così. Ecco, quasi finito, non riesco quasi a farlo uscire, riprovo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Così. Adesso asciugo un attimino il mio disco e poi andiamo a ritagliare tutti i bordi. Una volta asciugata la mia neve, vado a ritagliare con la forbice perfettamente tutte le parti che fuoriescono dal bordo del mio dischetto, in questo modo. Quindi faremo così. Perché, come vi ho detto prima, non c'è nessuna parte che deve andare oltre, altrimenti rischiamo di avere poi problemi nel chiudere la pallina. Quindi dobbiamo essere molto precisi in questa operazione, così. Ok. C'è ancora una puntina qui, togliamo. E direi che così può andare bene. Volevo ancora mettere un fiocchettino qui sul mio vaso. Se ho già un fiocchettino rosso fatto, altrimenti lo devo preparare. Vediamo un po' se nella scatola delle mie, perché io intanto mi preparo già delle cose da poter utilizzare per i miei lavori, perché altrimenti diventa lunghissimo ogni volta fare tutto. No, direi che non c'è, e quindi facciamo un fiocchettino rosso. Per
fare il fiocco utilizzo un nastro di molto sottile, dopodiché per farlo utilizzo la stessa tecnica che ho fatto già vedere in un mio tutorial su come fare dei nastri in maniera veloce e perfetta. Adesso cercherò di farlo più piccolo possibile, quindi voi potreste anche farlo con il metodo che ho utilizzato per fare il fiocco con i rebbi della forchetta. Io in questo caso l'ho fatto direttamente con le dita per fare più in fretta, ma esatto, così è venuto piccolino. Ma se voi non riuscite a farlo in questo modo con le dita, potete tranquillamente utilizzare il sistema dei rebbi della forchetta, che vi permette di fare dei fiocchi perfetti piccolissimi, che vanno bene proprio appunto per queste situazioni qui. Adesso tagliamo. Parte sotto del nastro e andiamo ad incollarla sul mio vaso. In questo modo qui. E questo è l'effetto, vedete, per dare un pochino di movimento. Adesso direi che possiamo passare a decorare la parte posteriore del mio disco, esattamente questa. Allora, in questo caso dobbiamo attaccare la decorazione che ho deciso di applicare, ma a differenza di prima che l'ho fatto come ho voluto, in questo caso dobbiamo fare in modo che quando la pallina si giri il disegno rimanga perfettamente dritto. Quindi dobbiamo fare attenzione a come andiamo ad incollare la seconda parte del disco, perché in questo caso siamo vincolati dal disegno in questo modo. Quindi vado ad incollare prima la parte che ho munito già di biadesivo. Così. Ho già ritagliato, ho attaccato prima tutto, come vi ho detto, perché a volte devo fare i video in cui si va molto veloce, perché sennò è noioso vedere tagliare, incollare. Però nello stesso tempo, facendo in questo modo, magari non si riesce a spiegare bene come si possono fare certi particolari, cosa che in questo video mi sembrava più carino spiegare, quindi ho preferito fare in questo modo. Allora, quindi, come vi ho detto, bisogna mantenere l'ordine in cui incollare il mio disegno, quindi io lo andrò ad incollare così. Questa cerchia, mi raccomando, quello che ho detto prima, bisogna rimanere perfettamente all'interno del disco interno, altrimenti si rischia poi di non riuscire più ad incastrare il nostro disco nella pallina. Vedete che se io giro così il mio disco, ho di nuovo il mio disegno dritto come volevo. Adesso vado ad incollare la parte degli uccellini che ho munito di cartoncino, vedete, di spessore di 1,5 mm, e che incollerò praticamente al suo posto, perché il disegno era già questo, però in maniera più sollevata, così da dargli un pochino di movimento. Poi magari facciamo ancora un pochino di ombra, così risulta ancora più vistoso il fatto che è in rilievo. Quindi andiamo ad incollare il nostro secondo pezzo così, ecco, vedete che rimane in rilievo.
Ora volevo riprendere qualche particolare con un pennarello, magari con i distress questi, in modo da magari mettere ancora in evidenza qualche ombra in più, sempre per dare un pochino di motivo. Faccio con la parte sottile del mio pennarello, tipo magari possiamo evidenziare le pieghe dell'ombrello, per esempio i contorni dell'ombrello. Non mi scrive bene il pennarello, devo capire perché. Vediamo se allora usiamolo dalla parte, lo uso dalla parte più spessa, perché magari da quella parte lì, essendo così sottile, fa più fatica. Ok, questo funziona perfettamente. Quindi vado ad evidenziare tipo le pieghe dell'ombrello, così, anche la raggiera dell'ombrello, in questo modo, il mio bastone. Col mio pomolo, così. Vedete che dà subito un effetto più, sembra già più in rilievo di prima. Ok, a questo punto volevo inserire in questa parte di disco dei particolari che ho ritagliato. Allora, ho ritagliato questo con questa fustella ho ritagliato questo motivo, che poi ho colorato con un acrilico dorato di stamperia, questo, quello che ho utilizzato per fare l'interno delle stelle di Natale. Adesso magari lo taglio così, tipo, vediamo se può andare bene, e lo vado ad incollare, ecco, potremmo incollare tipo così questa parte. Quindi la incolliamo qui così, questo lo facciamo passare sopra che rimane più bello, per esempio, ecco così. Anche qui non è necessario dover proprio attaccare perfettamente tutto, perché tanto se rimane un po' in rilievo è anche bello l'effetto. Quindi ne mettiamo un pezzettino così. Poi ho ritagliato con la stessa carta rossa che ho usato per la base dall'altra parte, che quindi ha la stessa tonalità, con questa fustella ho realizzato questi due fiorellini, che pensavo di andare ad incollare, potremmo tipo qui, così, ecco, potremmo metterle così. Quindi vediamo un po', ne metterei uno qui e uno qui. Quindi possiamo mettere così. E tipo così, ecco. In questo modo qui. All'interno ho incollato una perlina. E poi anche qui direi con
il mio glitter rosso, sicuramente vado a riprendere i miei particolari, anzi in questo caso sono anche più grandi, quindi si vedono ancora meglio e vorranno ancora meglio così con il mio glitter rispetto a prima. Quindi facciamo un lavoro di questo tipo. Ecco. Così. Nello stesso modo vado a, con il dorato, vado a illuminare la parte centrale dei miei fiori. Così. Ok, e poi con la mia neve anche qui vado a riprendere, ma anche solo semplicemente quello che già c'è sulla mia carta, no? Non è che dovete, vedete qua ci sono dei particolari con un po' di neve, perché qua ci sono delle casette, poi possiamo fare un po' di puntini qua tutto intorno. Ecco, non è detto che bisogna fare più di tanto, insomma, così. Ok, mettiamo anche un pochino qui sull'ombrello, magari anche un po' qui sui fiori per riprendere. Ok, e direi che basta così. Adesso anche in questo caso vado ad asciugare. Asciugato il nostro disco, questo è il risultato finale. A questo punto, mentre noi lasciamo ancora un pochino asciugare tutta la nostra lavorazione, andiamo ad occuparci delle sfere. Questo lo mettiamo qui. Così nel frattempo asciuga, ok, e ci occupiamo di queste sfere. Allora, intanto possiamo creare un po' l'effetto neve all'interno delle nostre sfere, e per fare questo semplicemente non facciamo nient'altro che prendere del bianco. Allora, così. Prendiamo un pochino di bianco, mettiamo qui. Poi bagniamo un pennellino molto sottile, così, in modo da creare proprio un effetto molto bagnato. E poi vado a creare delle gocce così all'interno delle mie sfere. Per creare un pochino l'effetto neve. Questo potete farlo a seconda di come vi piace, quindi può essere molto più macchiato oppure anche solo appena appena, questo come volete voi, così. Ok, per me basta così, quindi vedete che le sfere all'interno presentano dei puntini tipo neve. Adesso puliamo il nostro piano un attimo, così. Ok. Fatto questo, possiamo inserire il nostro disco all'interno della sfera. Però prima di fare questo, volevo utilizzare
Questi strass non so neanche come chiamarli, sono delle perline trasparenti che mi sembra che diano un pochino l'effetto della neve, quindi ne metto un po' così all'interno della mia pallina, sia da una parte che dall'altra, in questo modo, così. E adesso vado ad incastrare il mio disco. Allora, intanto devo andare a tagliare questi due particolari che vedete debordano rispetto al mio disco più stretto. Li devo togliere perché altrimenti, come vi ho detto prima, non riusciamo a chiudere bene. E anche qui c'è ancora un pezzettino un po' troppo fuori. Così dovrebbe essere a posto. Quindi, chiaramente adesso abbiamo il riferimento dell'alto della nostra pallina, quindi dobbiamo andare ad incastrare il nostro disco in maniera dritta. Quindi prendo la pallina dalla parte dove c'è il dentino e vado ad appoggiare così. Questo è un lavoro un po' delicato perché bisogna farlo. Deve incastrarsi perfettamente bene così. E adesso andiamo a chiudere la nostra pallina. Allora, metteremo i nostri strass qui, così. E ora andiamo a centrare e a chiudere perfettamente. Così, vedete? Premiamo bene in modo che la pallina rimanga chiusa. Qui abbiamo i nostri due lati con, vedete quello che vi dicevo, fa un po' effetto neve, le nostre pietrine trasparenti. Ma la nostra pallina non è ancora finita perché una pallina di Natale è molto più bella se la si decora molto bene anche fuori, altrimenti rimane un po' troppo semplice. A me piacciono proprio tanto decorate. Quindi, allora, mettiamo questo così appoggiamo la nostra pallina. Io cosa ho fatto? Ho realizzato per decorare di fuori la mia pallina di Natale due stelle di Natale, che sono queste, che ho tagliato con questa fustella. Allora, come le ho fatte? Ve lo spiego un attimino, così se volete potete riprodurle. Allora, ho ritagliato la fustella, ho ritagliato della carta da 170 grammi, comunque del cartoncino, di quelli che si possono utilizzare con gli acquacolor, con gli acquerelli, quindi della carta apposta per acquerello, altrimenti se poi la colorate e la bagnate diventa brutta, invece questa è una carta apposita. E poi ho semplicemente colorato sia le foglie che la mia stella di Natale con dei distress, quindi con il pennello, con l'acqua, con base distress, ho fatto dei colori molto chiari, tipo un grigio e un verdino, che vedete, poi ho sfumato semplicemente con i distress, con i tamponi distress. Con il rosso sulla fustella e con il verde sulle foglie, niente di che. Dopodiché, con il metodo che ho utilizzato prima per creare la neve nella mia palla trasparente, quindi con il pennello molto bagnato, ho creato delle gocce, diciamo, con il rosso. Infatti, se vedete così, vedete che ci sono tutte queste sporcature. L'ho fatto sia con il rosso che con il dorato. Per dare un po' di colore alla carta. Ho fatto semplicemente questo. Perlina al centro e ho creato queste mie due stelle di Natale che adesso poi andrò ad incollare qua sulla mia palla. Prima però voglio praticamente incollare sul bordo esterno del nastro per renderla ancora più bella. Allora, io ho deciso di utilizzare questo nastro che ho così, che adesso vado ad incollarlo così, tutto sul bordo.
un lavoro molto semplice, ci va solo un po' di pazienza, ma potete utilizzare anche la colla a caldo come preferite, non c'è. Io utilizzo questa colla perché comunque è tenace e tiene. È a posto. Ora, prima di andare ad incollare i nastri, voglio intanto attaccare, far passare subito il nastro che servirà eventualmente per appendere la nostra pallina, altrimenti ci ritroviamo poi con una pallina che non sappiamo come legare, e questo è importante. Quindi faccio semplicemente passare del nastro così e vado a fare un nodo, così, in questo modo. Ok, e questo sarà il nastro per incollare la nostra, per attaccare la nostra pallina. A questo punto posso fare tutte le decorazioni che preferisco. Allora, intanto voglio, allora, ho ritagliato sempre dal mio album stamperia. Al fondo, ecco, ci sono tanti tag. Io ho ritagliato questi due che richiamavano il mio uccellino e le mie stelle di Natale, che sono i disegni che ho preso per decorare l'interno. A questo punto faccio passare anche qui del nastro e vado a inserirli nella mia pallina. Quindi, allora, tagliamo del nastro rosso, piccolino, sottile, così. Tagliamo, lo faccio un po' lungo perché non so bene come mi servirà, quindi preferisco abbondare un attimino. Ok, quindi lo faccio passare qui all'interno del mio tag. In questo modo. Ok, uno. E adesso facciamo anche il secondo. Così. Ok, e quindi adesso poi vediamo come attaccarli, perché poi possiamo anche lasciare questi nastrini che pendono da qualche parte. Allora andrei ad attaccare le mie stelle di Natale, perché io voglio attaccarle una da una parte e una dall'altra. Direi in questo modo mi possono piacere. Quindi facciamo così. Allora, per attaccare le stelle di Natale utilizzo la Glossy Gel, che è la pasta di stamperia, una pasta trasparente che io utilizzo anche per incollare tutti gli oggetti mix media, perché è veramente tenace. Una volta asciutta non si stacca più nulla. Quindi in questo caso preferisco utilizzare questa per attaccare le mie stelle. E ne attacchiamo una qui. Mettiamo al centro così. Ok. E un'altra qui. Così. Adesso sto facendo delle prove prima di decidere dove incollarlo. Ecco, direi che così mi piace. Potrei anche decidere di praticamente farlo passare dietro la stella in questo modo. Sì, non mi dispiace l'idea. Quindi io faccio passare sotto la stella il mio nastro, in questo modo così. Questo verrà poi di qua. Ok. E posso andare ad incollare direttamente il nastro sulla stella di Natale. Così avrò il tag che rimane abbastanza libero, ma crea nello stesso tempo un movimento. Perfetto. Allora faccio così. Vado a mettere una punta di gel qui, praticamente sulla stella di Natale, in modo da fissare il mio nastrino in questo modo.
così. E idem dall'altra parte. Anche qui vado a mettere il mio gel e vado a fissare il nastrino alla stella. Qui lasciamo i nastrini che vanno via, che sono anche belli. Quindi vedete, questo è quello che mi servirà per legare la mia palla e questa è la decorazione che è stata fatta da tutte e due le parti, quindi la palla rimane bella da entrambe le parti e si può appendere, si può mettere anche su un piedistallo in questo modo. Potremmo ancora aggiungere qualche fiocco, ma io a questo punto, dal momento che sono belle le stelle di Natale con i tag, non metterei ulteriori nastri, la lascerei così. Non so voi, ma io direi che è rimasta abbastanza carina. La lascerei così, in questo modo. Vediamo se riesco a farvi vedere bene i due lati. E questa è la pallina vista dall'alto. Anche il lavoro di oggi è terminato. Spero vi sia piaciuto il video un po' diverso perché oggi, visto che il lavoro non era particolarmente lungo, mi sono soffermata un po' di più nello spiegare dei particolari, cosa che di solito non faccio perché magari i video verrebbero troppo lunghi e quindi metto il video un po' più veloce per non annoiare e a volte certi particolari vengono saltati. Questa è la pallina finita. Come vedete è un lavoro relativamente semplice e secondo me anche solo per fare dei regali a Natale questa potrebbe essere un'idea perché delle palline vengono così fatte a mano, originali, tutte diverse, vengono sempre apprezzate e non è un lavoro difficilissimo da fare. E se il video vi è piaciuto, lasciatemi un commento. Oppure se avete domande o dubbi da chiedere, rimango sempre a disposizione, cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. E detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!